Volevo raccontarvi dell'avventura umana e matematica che è seguita al mio incontro con un detenuto in un carcere degli Stati Uniti. Cominciato tutto nel gennaio del 2013, quando il signor Christopher Havens, detenuto nel carcere di Clallam Bay, nello stato di Washington, negli USA, mandò una lettera alla rivista Annals of Mathematics, in cui diceva di essere un detenuto appassionato di matematica, in particolare di teoria dei numeri, e chiedeva se poteva sottoscrivere un abbonamento individuale a questa rivista. Nel postscriptum di questa lettera scriveva anche: c'è qualcuno con cui io possa corrispondere quando ho dei dubbi, quando ho dei problemi? Ben inteso, io manderei una busta preaffrancata per la risposta. La lettera capitò nelle mani di uno dei redattori della rivista, che casualmente è il compagno di mia figlia, e lui me la mostrò e mi chiese se ero interessata a rispondergli. Ci pensai su un po', ma poi forse intenerita da quell'accenno così ingenuo alla busta preaffrancata, gli risposi consigliandogli alcuni libri di divulgazione sulla teoria dei numeri. Rispose subito con una lettera entusiastica in cui mi raccontava delle letture che aveva fatto, dei libri che aveva letto, delle ricerche che aveva fatto. E nella seconda parte di questa lettera mi pose un problema matematico riguardante una ben nota serie numerica, la cui somma lui era riuscito a trovare utilizzando un metodo suo molto, molto intelligente, e mi chiedeva se era possibile, secondo me, estendere questo metodo per trovare anche le somme delle serie di funzioni. Gli risposi dicendogli che lo studio delle serie di funzioni era una cosa molto, molto complessa, e gli proposi di studiare dei libri di calcolo. Egli aveva letto nel frattempo un libro di divulgazione scientifica sulle vite di Hardy e Ramanujan e si era appassionato a questo. Siccome è anche un bravissimo disegnatore, fece questo disegno, che disegnò quando era in una cella di isolamento, e poi mi mandò. E in questo disegno si vedono Hardy e Ramanujan, alcune loro formule e il famoso taxi 1729. La nostra corrispondenza continuò per un paio d'anni, approfondendo lo studio delle frazioni continue. A un certo punto mi chiese quale numero corrisponde alla frazione continua che ha come quozienti parziali i numeri naturali, 1, 2, 3, 4, 5, eccetera. Io sapevo che era un problema noto e risolto nell'ambito delle funzioni speciali di Bessel, argomento di cui io però sapevo pochissimo. Però sapevo anche che mio marito, Umberto Cerruti, da anni studiava questo problema, e quindi gli chiesi di aiutarmi nella risposta a Chris. Cominciò così una corrispondenza, a questo punto allargata, e queste ricerche portarono alla pubblicazione di un articolo che venne pubblicato su una prestigiosa rivista di teoria dei numeri, la rivista Research in Number Theory, nel 2020. Nel frattempo Chris aveva cambiato carcere. Nel nuovo carcere ebbe molta più libertà per i suoi studi e anche libertà di contatto con gli altri detenuti, e cominciò a cercare di diffondere l'amore per la matematica anche negli altri. Radunò dei piccoli gruppi di studio, ma da questi incontri nacque un progetto che si chiamò Prison Mathematical Project, inizialmente dedicato soltanto ai prigionieri di quel carcere, ma che poi si allargò ai carceri federali. Nel 2017 Chris decide di organizzare in carcere una conferenza del Prison Mathematical Project. La organizza il 14 marzo, il 3/14, giorno caro a tutti i matematici perché è il pi greco, e nel 2018 decide di replicare l'esperienza il 28 giugno, il 6/28, due volte pi greco. Ed è con questa data che il Politecnico di Torino, tramite il Dipartimento di Matematica, per la prima volta partecipa in maniera ufficiale. La professoressa Caire, il professor Enrico Bibona e il sottoscritto, in qualità di ex studente ancora impegnato nel mondo della matematica, andiamo vicino a Seattle, nello stato di Washington, negli Stati Uniti, a conoscere Chris, a conoscere l'intero mondo carcerario di cui lui fa parte e di tutte le iniziative che intraprendono per aiutare i carcerati e i colleghi di Chris, non soltanto nel progetto Prison Mathematical Project, ma in tanti altri progetti di educazione e di reintroduzione nel mondo lavorativo. Chris è una persona straordinaria, con un talento fuori dal comune. Ha avuto una vita difficile, è passato attraverso la tossicodipendenza, ha avuto una condanna per omicidio
e la matematica per lui è stata davvero l'occasione di trasformare la sua vita. Ha scoperto di essere bravo in qualche cosa, si è accorto di un talento che non, di cui non sapeva nemmeno, e è stata per lui l'occasione di studiare, di mettersi a lavorare, a cambiare davvero la sua vita. Ha realizzato che la matematica è stata per lui un'occasione di riscatto e ha voluto fornire questa occasione ad altre persone, raccogliendo un gruppo di detenuti, prima nel suo carcere, con cui ha ottenuto il permesso di lavorare dall'amministrazione carceraria, e poi estendendo il progetto che ha fondato ad altri carceri, tanto da essere da ottenere un finanziamento e il supporto dell'amministrazione federale carceraria. È stato bellissimo raccontare ai compagni di Chris, in una stanza gremita di 40 persone, le nostre ricerche, i nostri sogni, le nostre passioni per la matematica. E la cosa più interessante è stato vedere l'interesse, il silenzio e l'attenzione che c'era nella stanza, ma ancor di più le domande. Domande colte, domande interessate, domande genuine verso tutti gli aspetti di quello che abbiamo presentato. Chi era più interessato agli aspetti astratti della matematica, magari la teoria dei numeri? Chi era più interessato agli aspetti applicativi, alla statistica, all'informatica, all'intelligenza artificiale, alle applicazioni alla città? Ecco, questo dimostra veramente come la matematica riesca a parlare a diversi tipi di persone, a diversi tipi di interesse. Chris aveva cominciato a crescere sulle sue gambe, aveva preso contatti con matematici in tutto il mondo su argomenti diversi, anche artistici, e per esempio dal contatto con la professoressa Laura Tedeschini Lalli dell'Università di Roma III nacque una collaborazione che portò alla realizzazione di un quilt dove il soggetto era il triangolo di Sierpinski. Il disegno del quilt era copiato da un pavimento che si trova in San Giovanni in Laterano a Roma, che la professoressa aveva studiato. Questo quilt fu realizzato da Chris insieme con alcuni membri del PMP e da tanti detenuti che si dettero da fare per la realizzazione, e tutto questo lavoro fu riportato nei proceedings delle giornate di Applimat Bratislava 2020. Chris ora continua a lavorare e a crescere i suoi interessi matematici e artistici, collabora con persone in tutto il mondo. La sua storia e il PMP, che nel frattempo è diventato di rilevanza nazionale, hanno cominciato a interessare i media e molte riviste hanno pubblicato articoli su questi argomenti. Sono felice di aver incontrato questa persona eccezionale sia dal punto di vista umano che dal punto di vista matematico. Sono onorata di essere stato il suo primo mentore. Oggi il Prison Mathematical Project è diventato un progetto che mette in contatto prigionieri dei carceri di tutti gli Stati Uniti con delle persone, con dei volontari, tutor volontari, esperti di matematica, che siano in grado di seguirli, di suggerirgli delle letture e di dargli quel supporto, quell'approfondimento che diversamente sarebbe molto difficile da trovare. E il progetto ha coinvolto davvero tanta gente, professori delle scuole superiori, professori universitari, gente americana e anche gente da oltreoceano come noi. Io in particolare sto seguendo un ragazzo che si chiama James, che si sta avvicinando alla probabilità e che anche lui ha colto l'occasione che Chris ha fornito con questo progetto meraviglioso.